Il Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche dell'Istituto Neurologico Besta di Milano si occupa di malattie neurologiche rare e complesse. Sono ricoverati bambini per lo più con gravi disabilità, ma un bambino in ospedale è un bambino in ospedale, lontano dalla sua realtà quotidiana. E quello che noi cerchiamo è di alleviare la sua degenza e il disagio del ricovero. Un bambino, anche quando è gravemente malato, ha bisogno di continuare a essere un bambino e non soltanto un paziente. E quindi della parte emotiva del bimbo si occupa il dottor Sogni di Teodora. Io sono la dottoressa Balera, che dico così perché non si confonda con balena. Io sono dottoressa Bonsai, per gli amici buona assai. I dottor Sogni sono artisti professionisti assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in reparti di alta complessità pediatrica, sulla base di un passaggio di consegne che ricevono dalla caposala, dagli infermieri, dal personale medico, con cui c'è grandissima interazione e scambio nel pieno rispetto dei ruoli. La formazione è molto articolata e severa. Fondazione Mariani, che sostiene il nostro programma di visita all'Istituto Besta, si occupa anche di sostenere i costi della formazione dei dottor Sogni qui coinvolti. Abracadabra, no, apri la mano. Wow! Magia! Magia! Wow. Se li facciamo? No, se no non è più una magia, si dice tutto. Invece le magie cadono una volta al giorno. Il lavoro che facciamo in ospedale noi, in base, è quello di ascolto, è stare a fianco ai bambini e alle loro famiglie e accompagnare, stare a sentire quello che c'è all'interno della stanza. E il dottor Sogni di Teodora, sulla base dell'ascolto, costruiscono questa visita speciale per far evadere il bambino dalla sua stanza di ospedale. Ciao dottor, possiamo essere fratelli? Ah sì? E lei poverina, guarda, è un po' cionca in questo momento, non riesce a volare, non riesce a dormire. Io riesco a volare, guardare da sola. Io riesco a volare. Mi potresti portare con te? Sì. Oh, grazie. Si intraprende un dialogo che punta a capire qual è la fragilità emotiva di quel momento e a trasformarla in un gioco, in qualcosa di dicibile, perché a volte quello che si sente dentro, soprattutto nelle lunghe degenze in ospedale, diventa non dicibile. E uno dei lavori che facciamo noi è quello di poter portare quel momento lì qualcosa che tu possa tenere tra le mani. Il bello del lavoro all'interno della stanza è che noi cerchiamo, entrando, di coinvolgere tutti quelli che ci sono, che ci sia un infermiere, un papà, una nonna o tutta la famiglia. Il bello della figura del dottor Sogni all'interno è proprio quella di cambiare l'emozione all'interno della stanza. Pronto? C'è Sofia? Doctor? Sì. Fondazione Teodora Onlus è ispirata ad una mamma che si chiamava appunto Teodora, una mamma speciale in memoria della quale i due figli decisero 25 anni fa di costituire una fondazione per sostenere i bambini in ospedale insieme alle loro famiglie durante il ricovero. I clown di Fondazione Teodora sicuramente ci aiutano. Può succedere che venga comunicata la dimissione del bambino e che questo ci dica: no, domani no, ci sono i clown. Il nostro scopo e il nostro compito non è necessariamente quello di far ridere. Se succede è molto bello, ma a volte partiamo da una situazione nella quale la risata non ci sta. E quindi quello che facciamo è di lavorare, come solleticare un po' le emozioni che sono lì. A volte un buon pianto può essere anche meglio di una bella risata.